Mai come questa volta, in Italia, in queste elezioni europee, c'è un quadro così chiaro. Questa lista, la lista della sinistra, è l'unica lista di sinistra alle prossime elezioni europee in questo paese. E chi dice che fuori dal PD ci sono tante liste che si frammentano, dice semplicemente una sciocchezza. C'è la lista dei socialisti europei, c'è la lista dei liberali europei, quella che aderisce al gruppo dell'ALDE, per chiarirci, si chiama Più Europa. Con Più Europa va anche Pizzarotti, che si riconosce nei contenuti di quel gruppo europeo. E poi c'è la lista dei Verdi, che fanno riferimento ai Verdi europei. Ci sono anche lì punti su cui emergono delle differenze. C'è una sinistra rosso-verde che va da Podem, da Unidos Podemos in Spagna, la Linke in Germania, che rappresenta e ha cercato in questi anni di costruire un'alternativa. Ma questa onda nera c'è anche in conseguenza delle politiche condotte dalla Commissione europea, dalla Troica, dalla BCE. La Commissione europea, che ricordo, è stata sempre eletta con i voti dei socialisti, cioè del PD, dei popolari, cioè del partito della Merkel, di Orban e di Berlusconi, e dei liberali. Nella rappresentazione pubblica sembra che l'unica opposizione a queste politiche sia quella di destra, nazionalista, fascistoide, razzista. Non è così. Sinistra senza aggettivi per costruire un'alternativa, che non è certo quella né del Movimento 5 Stelle, che a forza di ripetere che destra e sinistra non esistono più, ci ha consegnato il governo più di destra della storia repubblicana e Salvini al 37%. Loro vogliono la flat tax, noi proponiamo la patrimoniale, senza paura di chiamarla così. Patrimoniale è la proposta dei democratici americani, non proprio e non propriamente, diciamo, una tradizione di estremisti. Sarà questa la prima proposta per quanto riguarda l'agenda della sinistra anche in Europa? Io credo che una patrimoniale sulle grandi e sulle grandissime ricchezze sia un'emergenza in un paese nel quale, ripeto, in un'Europa nella quale la diseguaglianza è cresciuta a dismisura. Pochissime persone hanno in mano la ricchezza della stragrande maggioranza della popolazione. Io credo che così non si può andare avanti. Deluso da chi ha preferito tornare a casa dopo il congresso del Partito Democratico, MDP, che è in trattativa per posti in lista o comunque per alleanze. E non sono deluso, ognuno fa le sue scelte naturalmente. Io credo che però le scelte poi parlano molto. Quando si sceglie di presentarsi alle elezioni europee con la lista di chi dice che la patrimoniale, per carità di Dio, perché è una cosa brutta e cattiva, con chi dice che l'articolo 18 non va reintrodotto dopo che è stato sottratto ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese, con chi in questi anni si è reso responsabile di queste scelte, con chi dice che in fondo l'Italia non funziona troppo bene perché non è passato il referendum sulla riforma costituzionale di Matteo Renzi, io credo che si fa una scelta che non è la scelta di chi oggi vuole ricostruire, non una sinistra per ricostruirla come oggetto di culto del passato, ma uno strumento per migliorare la vita della stragrande maggioranza dei cittadini e delle cittadine. Noi siamo quelli dei porti aperti contro chi diffonde tutti i giorni nelle vene del paese il veleno del razzismo e della xenofobia contro questo governo. La Libia, per fortuna, in Europa non è considerata un porto sicuro. L'unico che la considera così si chiama Matteo Salvini. Io penso che sia necessario porsi il problema del fatto che in Libia in questo momento c'è una guerra, porsi il problema che l'Europa e l'Italia non hanno una parola su quello che accade nel mondo e in particolare una parola che sappia indicare la pace come unica strategia della politica internazionale di un grande paese come il nostro.